Cari fratelli e sorelle, la parabola che noi vogliamo commentare questa mattina è la parabola del buon samaritano. La materia, essendo piuttosto complessa, dovremmo dedicare a questa parabola due studi. Questo è il primo studio. Leggiamo il testo nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, dal versetto 25 in avanti. Ed ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che dovrò fare per eredare la vita eterna? Ed egli disse: Nella legge che sta scritto, come leggi? E colui rispondendo disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: Tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai. Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù replicando disse: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, veduto colui, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto a quel luogo e vedutolo, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, giunse presso a lui e, vedutolo, ne ebbe pietà. E accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori due denari, li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quello rispose: Colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: Va e fa tu il simigliante. Ecco la parabola, una delle più celebri parabole di Cristo, la parabola del buon samaritano. Qual è il significato di questa parabola? Perché Gesù l'ha raccontata? Gesù rispose all'interrogativo del dottore della legge: chi è il mio prossimo? Con la parabola del buon samaritano, dimostrando che il prossimo non è necessariamente un membro della nostra chiesa o comunità e non dipende dalla razza, dal colore della pelle o dalla classe sociale. Nostro prossimo è chiunque ha bisogno del nostro aiuto, che è rimasto ferito e abbattuto dall'avversario. Sono le parole dello spirito di profezia. La sorella White dice che questo fatto raccontato sotto forma di parabola era veramente accaduto poco tempo prima. La strada che porta da Gerusalemme a Gerico è in forte discesa, perché Gerusalemme sorge a più di 700 metri sul livello del mare e scende nella piana di Gerico, scende vicino al Mar Morto, che è a 392 metri al di sotto del livello del mare. È la più grande depressione della crosta terrestre.
E lì al turista, ci sono passato anch'io tanti anni fa, si fanno vedere, cosa non si fa vedere ai turisti, le rovine dell'albergo o dell'osteria o del caravanserraglio, se vogliamo, del buon samaritano. Allora tutti scendono, scattano foto, eccetera. Un viandante scende da Gerusalemme a Gerico, è solo. La via è molto pericolosa ancora oggi. A un certo momento, tra queste forre, queste gole, queste rocce che costeggiano la strada, saltano fuori dei briganti, derubano questo poveretto, lo pestano per bene e lo lasciano sul ciglio della strada mezzo morto. Probabilmente quest'uomo sanguinava abbondantemente, avrà chiesto aiuto, ma chi risponde? Ed ecco che qualcuno passa, è una persona potente in Israele, è un sacerdote. Chi erano i sacerdoti? Beh, i sacerdoti sappiamo che erano della tribù di Levi ed erano della famiglia di Aaronne, primo sommo sacerdote di Israele. E questi sacerdoti non erano soltanto i ministri del culto, ma erano anche un po' i giudici in Israele, quindi una persona di grido, diremmo noi oggi, una persona importante. Ma cosa fa questa persona importante? Un ministro di culto, colui che andava a dire agli altri cosa bisognava fare. Cosa fa? Un sacerdote scendeva per quella stessa via e, veduto colui, passò oltre dal lato opposto. Come mai non si china su questo poveretto, non è attratto dallo spettacolo pietoso che gli si offre davanti? Come mai? Una cosa incomprensibile. E purtroppo è accaduto e accade e accadrà sempre fino a quando il Signore ritornerà. I sacerdoti avevano dei compiti precisi. Questi compiti erano quelli di assistere le persone, di aiutarle, sia spiritualmente e sia anche materialmente. Ma probabilmente quest'uomo si sarà fatto certe domande. Per capire meglio vogliamo leggere Levitico capitolo 21, versetto 1. Questo capitolo contiene le leggi relative ai sacerdoti. Leggo il versetto 1. L'Eterno disse ancora a Mosè: parla ai sacerdoti, figliuoli di Aaronne, e di loro: un sacerdote non si esporrà a divenire impuro in mezzo al suo popolo per il contatto con un morto, a meno che si tratti di uno dei suoi parenti più stretti, sua madre, suo padre, suo figlio, la figliuola, eccetera, eccetera. Avrà detto quest'uomo: ma io, sacerdote di Israele, non posso rendermi impuro a contatto con un morto. Ma questo qui aveva visto, si era sincerato, se era morto o no? Presumeva fosse morto, si augurava che fosse morto forse, per non intervenire. Però non è mica andato vicino. Il Levita ha cercato di andare vicino, vedutolo, ma l'altro dice: appena lo scorge passa dall'altra parte. Era un pirata della strada avanti lettera. Quanti ce ne sono oggi, no? Che vedono qualcuno che sta male su una strada, magari è stato investito da un'altra macchina e tirano di lungo. Questa è un'infrazione che viene punita dal codice della strada. Questo sacerdote era tutto compreso
nella sua importanza, non poteva rendersi impuro, perché poteva stare anche una settimana impuro e non avrebbe potuto esercitare. Intanto il Tempio era a Gerusalemme e lui non è che salisse da Gerico a Gerusalemme per officiare. Aveva finito probabilmente il suo turno e tornava a casa. Quindi scendeva da Gerusalemme a Gerico, dove pare ci fosse una colonia di leviti, di sacerdoti che vivevano lì. Quindi poi a mute, a turni, salivano a esercitare. Non c'era nemmeno quella scusa. No, questo qui era un egoista bello e buono, se così si può dire di un egoista. Non gliene importava niente a questo qui. Si trincerava dietro le sue leggi sacerdotali e se ne andava per conto suo. Poi c'è un altro uomo di chiesa che passa. È un levita. E questo levita non è che faccia molto diversamente dal sacerdote. Luca 10, versetto 32, così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Chi erano i leviti? I leviti servivano a turno, erano le famose mute così chiamate, nelle opere servili del Tempio. Uccidevano le vittime, spaccavano la legna, poi lavavano gli utensili del Tempio, gli utensili sacri, poi cantavano nelle sacre funzioni del Tempio. Insomma, erano uomini di culto, sia il sacerdote sia il levita. Il levita, come dice il nome, apparteneva alla tribù di Levi, ma non necessariamente alla famiglia di Aaron, perché quelli della famiglia di Aaron erano solo sacerdoti. Allora tutti i sacerdoti erano della tribù di Levi, certamente, ma erano della famiglia di Aaron, mentre i leviti appartenevano alla tribù di Levi, ma non alla famiglia di Aaron. Ma era un uomo del Tempio. Ora, tutti quanti gli israeliti, sacerdoti, leviti o meno, avevano dei doveri precisi di aiutare il prossimo. È scritto nel Pentateuco. Vogliamo leggere Esodo capitolo 23, versetto 4 e versetto 5. Parimenti non favorire il povero nel suo processo, dice il versetto 3, versetto 4, se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia steso a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Guardate che roba, eh? Non soltanto dovevano aiutare gli amici, ma dovevano aiutare anche i nemici. Ora succede che quando uno ha caricato un basto un po' pesante, magari la strada su un animale, su una strada piuttosto difficile, a un certo momento il basto, il carico posato sulla groppa di questo animale si sposta e va di traverso, l'animale va a gamba all'aria. E se non c'è qualcuno che lo aiuta a tirarlo su, quello lì può rimanere delle ore lì e morire di fame, di sete. Ma per poter tirare su la bestia deve scaricare il basto prima. Fallo anche se è il tuo nemico. Queste leggi le dovevano conoscere e si trattava di animali. Ma quello era un uomo, gli animali erano loro due, scusate l'espressione, non capivano, erano superbi, erano persone cattive di animo, erano schiavi del loro legalismo, delle loro prescrizioni, dei loro pregiudizi, dei loro timori, eppure quello era un ebreo come gli altri.
come loro. Ma passa finalmente un samaritano. Un samaritano si ferma, scende dalla cavalcatura, si avvicina a questo poveretto, gli fascia le ferite, mettendo sopra le medicine del tempo, l'olio e il vino, una farmacopea molto ridotta, però si occupa di lui, lo mette sul suo, la sua cavalcatura, lui va a piedi e lo porta al famoso albergo, osteria o caravanserraglio, che dir si voglia. E l'indomani addirittura, dovendo proseguire il suo viaggio e rendendosi conto che quello non può proseguire perché in quelle condizioni sta ancora male, tira fuori due denari, li dà all'oste e dice: senti, prenditi cura di questo uomo, quando io tornerò su da Gerico a Gerusalemme, probabilmente era un commerciante questo, se hai speso in più ti pagherò. E Gesù pone la famosa domanda al dottore della legge e gli dice: quali di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Il sacerdote, il levita o il samaritano? E il dottore della legge, schiavo dei suoi pregiudizi, non gli dice mica il samaritano, avete notato? C'è colui che gli usò misericordia. Aveva paura addirittura a sporcarsi la bocca a pronunciare il nome odiato, samaritano. Chi erano i samaritani? Ora tutti quanti noi lo sappiamo chi erano i samaritani. I samaritani erano un popolo della regione intorno a Samaria, nella Palestina centrale, formatosi dalla fusione di israeliti e di coloni assiri, che ripopolarono la zona dopo la deportazione che seguì alla sua caduta nel 722 avanti Cristo. Allora, il misto di israeliti tatini che erano rimasti sul posto, più i coloni che erano venuti dalla Siria, formarono un popolo misto, odiato dagli ebrei, e la loro religione era fatta di un misto di adorazione di Yahweh e di adorazione dei loro idoli. Ora, tutto il Nuovo Testamento, almeno i quattro Evangeli, parlano, riferendosi direttamente o indirettamente, all'odio che ogni bravo ebreo doveva avere per i samaritani. Ricordate quando Gesù si ferma lì a Sicar, aspettando che i discepoli portino qualcosa da mangiare, viene la famosa donna samaritana con la quale Gesù parla, e Gesù salva questa donna, che era una donna chiacchierata, che aveva avuto un passato discutibile e viveva non sposata con un sesto uomo. Hai avuto cinque mariti, dice Gesù, e quello con il quale ora vivi non è tuo marito. Gesù salta il pregiudizio, parla con questa donna. Gesù è il Salvatore. E poi vi ricordate che quando Gesù guarì 10 leprosi, solo uno tornò a ringraziarlo, ed era un samaritano. Quindi in questa nazione, cioè questo popolo odiato, c'erano delle persone oneste, come ci sono persone oneste in tutti i popoli e in tutte le religioni. E qui, davanti al famoso dottore della legge che non sapeva più che pesce pigliare, Gesù chiede, con la famosa domanda, gli chiede: quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E il bravo dottore della legge, che era un po' come il sacerdote, il levita, non ha il coraggio di dire il samaritano.
che forse pensava di essere preso a sassate dai suoi. Dice, colui che gli usò misericordia, bravo, hai risposto bene, vai e fai la stessa cosa. Come confondeva Gesù Cristo gli uomini pieni di pregiudizi, come confonde noi uomini e donne pieni dei nostri pregiudizi, come ci confonde con la sua logica, che ci spaventa con le sue parole semplici. Questo è il nocciolo della parabola. Vai e fai la stessa cosa anche tu. Ricordati che c'è una legge che sopravanza tutte le altre leggi, è la legge dell'amore. Non essere schiavo delle normative che guidano la tua casta sociale e che servono, certo, ma devono essere superate dalla legge dell'amore. C'è il povero disgraziato che sta crepando sul ciglio della strada, non vai nemmeno a vedere se è morto o vivo e hai paura di sporcarti le mani e di essere immondo fino alla sera. Vergognati. Ora, la parola di Dio presenta in questa parabola un parallelismo molto evidente. Il viandante percosso e assalito e derubato dai ladroni è l'uomo. L'uomo, il povero peccatore. Povero peccatore che è stato assalito da questi briganti. E chi è il brigante per eccellenza? È il diavolo. E sono i suoi seguaci. Il diavolo è il grande avversario dell'uomo. Odia l'uomo, come odia Cristo, come odia il Padre, come odia il Figlio, come odia lo Spirito Santo. Il diavolo ce l'ha a morte con l'uomo, lo vuole perdere, impedisce la sua salvezza, lo fa prigioniero dei suoi vizi, lo fa prigioniero dei suoi pregiudizi, della sua cattiveria, gli instilla il suo odio, gli mette nel cuore la violenza, la malvagità, e l'uomo è lì, povero disgraziato. Chi si occupa di lui? Ah, ce ne sono tanti che sono venuti, ha detto Gesù nella famosa parabola, vi ricordate, del buon pastore, Giovanni capitolo 10, versetto 8. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. A chi si riferisce Gesù Cristo? Si riferisce ai cattivi conduttori religiosi, schiavi di Satana, che fanno guerra all'uomo. Diciamo i sacerdoti, gli scribi, i farisei, cioè la casta sacerdotale del Tempio. Questa casta non amava il popolo. Una volta, quando mandarono i soldati a arrestare Gesù, e i soldati, presi da ammirazione per l'insegnamento di Cristo, tornarono con le manette vuote, questi qui adirati chiesero: ma non l'avete portato? Non l'avete arrestato? Vi ricordate come risposero i soldati? Ma nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Come si fa a arrestare un uomo così? E allora la espressione che sfugge dalle labbra di questi nemici di Cristo è la dice lunga sul loro odio che avevano per Cristo. Ma questa plebe che non conosce la legge è maledetta. Quindi non aiutavano il povero, l'afflitto, non amavano i figli di Dio, usavano la loro superiorità intellettuale, politica, spirituale, un po' come oggi. Ma quanti ministri di culto sono boriosi, che si fanno amici della politica, si fanno amici dei potenti? Ma non è cambiato niente in questo mondo. Quindi questo povero viandante, assalito dai ladroni,
è l'uomo che è in balia dei falsi conduttori religiosi guidati da Satana. E il levita, il sacerdote e il levita, che cosa rappresentano? Beh, rappresentano, sono il simbolo di una religiosità fredda, tradizionale, priva di pietà. Ecco cosa rappresentano questi due, che hanno tirato vergognosamente di lungo invece di fermarsi a guardare questo povero disgraziato che stava morendo lì, quasi dissanguato. Nessuna legge, nessuna normativa potrà mai superare un gesto di compassione. Ecco il centro della parabola del buon samaritano. Il samaritano arriva lì, vedutolo, ne ebbe compassione. Che bella espressione. Ne ebbe pietà. Da dove viene questo senso di pietà nel cuore umano? Da dove viene? Viene da Dio, viene da Cristo. Anche di Cristo è detto, vedendo le folle, ne ebbe compassione. Matteo capitolo 9. Capitolo 9 di Matteo, versetto 35-36. E Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, e sanando ogni malattia e ogni infermità. E vedendo le turbe, ne ebbe compassione, e che erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Gesù sapeva che i conduttori religiosi di quel tempo lasciavano morire di fame e di sete spirituali i fedeli, i membri del popolo di Dio. Altro che questa plebe che non conosce la legge maledetta. Ma il Dio maledirà voi perché non gliela insegnate né con l'insegnamento né con la pratica la legge di Dio. Vergognatevi! E Dio lo dice anche a tanti ministri di culto oggi in tutto il mondo, nel cristianesimo e fuori. Loro che hanno il dovere di insegnare con le parole e con una vita vissuta che cosa significa la pietà. Ecco, se noi non siamo capaci di sentire pietà per un povero, per un afflitto, per un diseredato, per un colpito dalla cattiva sorte, da un lutto, ma che ci stiamo a fare in questo mondo? Ma nessuna religione autorizza a un membro della sua comunità di comportarsi in questa maniera, è una cosa abietta. Vorrei leggere quello che dice la sorella White in Parole di Vita, alla pagina 265. Il samaritano aveva tradotto in pratica il comandamento ama il prossimo tuo come te stesso, dimostrando di essere più giusto di coloro che lo disprezzavano, mettendo la propria vita a repentaglio. Perché la propria vita a repentaglio? Perché quei ladroni che avevano mezzo ammazzato quel povero disgraziato potevano girare nelle vicinanze e fargli la stessa cosa. Invece gli altri si sono messi a correre o a spronare la loro cavalcatura, il sacerdote e il levita. Questo invece, a repentaglio della sua vita, si ferma. Tratta il ferito come un fratello. Questo samaritano rappresenta Cristo, che ci ha trattati con un amore sovrumano. Quando eravamo feriti e morenti, non è passato dal lato opposto della strada, non ci ha abbandonati impotenti e disperati in balia della morte, non è rimasto nella sua dimora santa e felice nel cielo, circondato dall'amore delle schiere celesti, osservando la nostra dolorosa necessità, prese a cuore il nostro caso, identificando i suoi interessi con quelli dell'umanità, morì per salvare i suoi nemici
e pregò per i suoi assassini, mettendo in rilievo il proprio esempio. Egli ricorda ai suoi discepoli: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, amatevi anche voi gli uni gli altri. E l'albergo, cosa significa questa osteria, questo caravanserraglio dove la gente si rifugiava per la notte con il proprio bestiame spesso? Ebbene, l'albergo è la Chiesa. È la Chiesa dove Gesù Cristo, dopo averci curati, dopo averci salvati, ci porta nella Chiesa. Lasciatemi dire, fratelli e sorelle, che con tutti i suoi limiti, la Chiesa di Gesù Cristo è il sicuro rifugio per tutti i peccatori. Non sono d'accordo con quelli che criticano e giustificano se stessi e cercano facili alibi dicendo: ma nella Chiesa si sbaglia, nella Chiesa si sbaglia, ma si fanno anche delle cose giuste. Dobbiamo evitare di sbagliare, ma la Chiesa è stata costituita da Gesù Cristo. Quanti cristiani ho trovato in 50 anni di ministero che mi hanno fatto piangere dicendo: mi hanno fatto un torto, me ne vado dalla Chiesa. E che cosa c'entra la Chiesa? Che cosa c'entra Gesù Cristo, che è il Signore della Chiesa? Nella Chiesa bisogna rimanere, bisogna lottare, bisogna dire il proprio parere e bisogna anche sapere tacere certe volte. Ma nella Chiesa lo Spirito Santo fascia le ferite che il diavolo ci ha inferto, fascia le ferite. Guardate con che parole l'Apostolo Paolo parla della Chiesa. Efesini capitolo 2 versetto 19: voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. La Chiesa è la grande famiglia di Dio nel mondo intero, dove tu puoi trovare aiuto, dove puoi trovare soccorso. Non è che il diavolo rimanga fuori dalle porte della Chiesa, a volte entra, a voglia, come fa il lupo, che cerca sempre di penetrare nell'ovile e fa strazio delle pecore. Il Dio ci fa passare attraverso delle prove, però il Dio ci aiuta, il Dio ci protegge. La famiglia di Dio non è soltanto la famiglia di Dio su questa terra, ma la parola di Dio ci proietta nell'eternità. Leggiamo Ebrei capitolo 12, versetto 22 e versetto 23. C'è la famiglia celeste. Ma voi siete venuti al monte di Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e alla festante assemblea delle miriadi degli angeli, e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti. Quindi l'albergo al quale Cristo ci ha portati è la grande famiglia sulla terra, e che poi si prolunga nel regno dei cieli. E quindi a ogni credente, fratelli e sorelle, il Signore dice quello che disse al bravo dottore della legge: vai tu e fai la stessa cosa. Dovunque tu trovi qualcuno che ha bisogno di te, e non soltanto perché ha bisogno di mangiare o di bere, ha bisogno di aiuto morale, di una parola di conforto, di una parola di incoraggiamento, o addirittura ha bisogno di essere ascoltato, solamente ascoltato, tu hai il dovere di fare anche tu la stessa cosa, come ha fatto il buon samaritano. Il buon samaritano sapeva di essere odiato. Se avesse voluto usare lo stesso spirito degli ebrei,
avrebbe detto: ben ti sta, cane ebreo, io me ne vado. Ma questo era un uomo convertito, non ha fatto quel ragionamento. Nessun cristiano può dire, quando vede un altro disgraziato, sia pure il nemico, ben ti sta. Ma che ragionamenti sono questi? Gesù Cristo non ha fatto questo ragionamento. Gesù Cristo si è chinato, ha messo le sue mani nelle nostre ferite, nella nostra miseria, nella nostra lontananza da Dio, e ci ha portati al sicuro albergo, che è la Chiesa. Fratelli e sorelle, che Dio ci aiuti a rimanere cristiani avventisti del settimo giorno nella Chiesa, non fuori della Chiesa. E sono persone che aprono delle chiese, vanno fuori dalla Chiesa avventista e aprono un'altra succursale. Una volta ho detto a uno: senta, lei può aprire una pizzeria, ma non può aprire un'altra chiesa avventista del settimo giorno, del quale lui essere responsabile. E lì è il segreto della miserabile esperienza di tanti. Bisogna stare nella Chiesa, e il Signore ci aiuta, il Signore ci benedice, il Signore, dobbiamo dire, ci sopporta. Fino a quando tutta la famiglia terrestre sarà unita a quella celeste per tutta l'eternità. È la mia preghiera. Amen.